sono forse più importanti come riferimento gli educatori, gli insegnanti, che i genitori. I genitori ci sono, certo, lo sanno. Invece rispetto agli insegnanti, rispetto agli educatori, costoro, gli adolescenti, cercano dei nuovi punti di appoggio, dei nuovi punti di riferimento. E questo è un elemento che coloro che si occupano di educazione devono tenere in considerazione assolutamente. Perché intervenire all'interno di questa fascia da un punto di vista educativo, da un punto di vista pedagogico, è molto delicato, cioè è molto facile commettere degli errori. Come deve assumere un atteggiamento coerente un educatore? Deve entrare nell'ottica di essere per l'adolescente quasi un modello, perché l'adolescente che cosa fa se non cercare dei modelli? È come una persona che non sa come vestirsi e cerca all'interno dell'abbigliamento delle persone che ha intorno un possibile modello. L'adolescente cerca all'interno del mondo degli adulti che ha intorno un possibile modello da seguire. Quindi l'insegnante, l'operatore, l'educatore, il professore deve avere un certo tipo di attenzione pedagogica al ruolo che ha in quel momento. Non deve intervenire troppo spesso, non deve essere ossessivo, perché sapete che gli adolescenti sono sensibilissimi a questo tipo di costrizione che li porta lontano dall'alone educativo che invece bisogna cercare di costruire. Gli adolescenti devono essere amati a distanza, dal mio modesto punto di vista. Debbono sentire il calore dell'amore, debbono sentire il calore dell'amore che viene dagli educatori, dalla scuola, dall'extrascuola, dall'oratorio e da quelle realtà nelle quali loro vanno a ricercare un punto che sia un punto per loro riconoscibile.